La nuova Triumph Tiger 1002 del 2022 si sta avvicinando al lancio ufficiale e sono appena emersi nuovi dettagli sul suo nuovo motore T-Plane. L'ultimo comunicato stampa di Triumph, che accompagna le immagini che puoi vedere, ha confermato che la nuova Tiger 1002 presenterà questo innovativo motore T-Plane. Il design della manovella T della più piccola Tiger 900 è stata una rivelazione che conferisce alla moto quella spinta ai bassi e l'accelerazione coraggiosa di un bicilindrico a V con la linea rossa acuta di un tradizionale tre cilindri. Per ottenere il risultato desiderato, Triumph ha eliminato l'architettura del vecchio motore, la quale aveva i perni di biella regolati a 120 gradi. In quel layout il motore erogava una coppia fluida grazie proprio a questi impulsi, ma allontanandosi da ciò, Triumph ha installato i perni di biella del nuovo motore a 0, 90 e 180 gradi. Questa configurazione, combinata con l'ordine di accensione 1, 3 e 2, conferisce alla moto una erogazione irregolare, con due spazi brevi tra i primi due colpi di fuoco e poi uno lungo prima che arrivi il terzo. Ma le complessità di questo nuovo motore 1002 sono ancora sconosciute, insieme alle specifiche finali della moto. Quello che sappiamo però è che questo nuovo motore si avvicini di più ad una potenza massima di 150 cavalli ed un carattere che la farà sicuramente distinguere dalla sua competizione. E con questa breve notizia, ragazzi, vi saluto. Ti ricordo che per restare più aggiornato possibile sul mondo del motociclismo, iscriviti a questo canale, metti un piace a questo video se ti è piaciuto e seguimi anche su Instagram agm.moto. Alla prossima, ciao bella!